Paolo, sei a Pineto con il primo cittadino Robert Verrocchio. Pineto che nelle ultime ore, per bocca di Quaresimale, insomma, è stata definita una zona a rischio, tanto da poter essere annoverata tra quelle che potrebbero entrare nella cosiddetta zona rossa. Buon pomeriggio, Paolo. Sì, grazie, grazie Jacopo, buon pomeriggio, un cordiale buon pomeriggio anche ai nostri telespettatori e un ringraziamento particolare al primo cittadino di Pineto, Robert Verrocchio. Grazie Sindaco, anche perché la temperatura, possiamo dire, è quasi polare, è tornato l'inverno in queste ultime ore. Allora io partirei proprio dalla considerazione del collega Jacopo Forcella al momento di darci la linea, perché a Pineto c'è una situazione che da alcuni viene definita particolare. Il consigliere regionale della Lega Quaresimale ha parlato di Pineto come possibile zona rossa secondo i dati a disposizione, secondo i numeri che ci sono. Ha detto il consigliere regionale della Lega, dovrebbe essere istituita la zona rossa anche a Pineto o comunque a Borgo Santa Maria, che è la frazione di Pineto dove si sono registrati negli ultimi giorni, nelle ultime ore, i maggiori problemi. Io chiedo al sindaco di Pineto se è d'accordo con questa visione della situazione da parte del consigliere regionale della Lega. Allora, io ringrazio il consigliere regionale dell'interessamento, non so di quali informazioni lui dispone per avanzare proposte specifiche su zone del nostro territorio, atteso che nessuno ha mai parlato di zone in questo momento. Sicuramente abbiamo un territorio che stiamo attenzionando, abbiamo casi in aumento, non ritengo che oggi vi siano ragioni per parlare oggi di zona rossa, anche perché si valutano zone rosse quando abbiamo particolari casi in una unica zona, e soprattutto quella zona si presta ad essere poi in qualche modo perimetrata dal punto di vista anche della sorveglianza. Il nostro territorio in questo momento non risponde a queste caratteristiche. Dicevo, stiamo attenzionando il territorio perché abbiamo casi in aumento. Sicuramente abbiamo avuto già quattro decessi, abbiamo numerosi Covid, quindi di cittadini contagiati per coronavirus. E abbiamo avanzato proprio nelle ultime ore, nella giornata di ieri, una proposta al direttore del Dipartimento Prevenzione della provincia di Teramo, Ercole D'Annunzio, che ringrazio. Crediamo di affrontare il problema nel migliore dei modi nei prossimi giorni, e pensando proprio di andare a controllare intanto i cittadini che in questo momento stanno sul posto di lavoro, impegnati inevitabilmente a contatto con gli altri, perché sappiamo che le statistiche ci ricordano che laddove vi sono casi positivi vi sono numerosi altri casi asintomatici di cittadini che in modo inconsapevole magari possono essere stati contagiati e portatori a loro volta del coronavirus, pur non avendo sintomi di alcun genere. Quindi abbiamo attuato questa proposta, nei prossimi giorni sarà avviata questa fase dei test su una serie di cittadini e di operatori, in particolar modo che svolgono una funzione in sportelli pubblici a stretto contatto, penso a volontari, medici, farmaci, alcuni operatori specifici del settore e anche del commercio, affinché stiano tranquilli loro e soprattutto siamo tranquilli che essendo consentito al cittadino di uscire presso delle attività, e il nostro territorio è molto ampio, quindi ne abbiamo davvero tante di attività che stanno offrendo, malgrado la difficoltà del momento, questo servizio, pensiamo che questa possa essere una ulteriore azione di rassicurazione proprio per i cittadini. Quindi credo che adesso avanzare proposte che in questo momento possono alimentare ulteriori paure nel cittadino non sia intelligente da parte di nessuno in questo momento. Quindi credo che tutta la politica, le istituzioni tutte,
a prescindere dal colore politico, oggi dovrebbero parlare un unico linguaggio, quindi rassicurare i cittadini, perché sappiamo che i loro pensieri sono già tanti, i nostri pensieri sono tanti, le nostre preoccupazioni sono tante. Ecco, ripeto, cercare di essere solidari tutti davvero, e soprattutto di dare conforto agli operatori sanitari che in questo momento stanno lavorando con grandissima grandissime difficoltà, però sappiamo che lavorano giorno e notte. Molti di questi operatori stanno sacrificando anche le proprie famiglie per stare accanto alle persone che in questo momento hanno bisogno di attenzione. Sindaco, lei diceva qualche istante fa che ci sono dei casi, numerosi casi a Pineto, tra l'altro sono in crescita. C'è una spiegazione perché questo sta accadendo? State cercando di capire perché negli ultimi giorni c'è stato un aumento di positivi nella città di Pineto? Allora, gli ultimi giorni stiamo avendo i dati, ovviamente, poi i tempi dei test non dipendono dal comune, perché dipendono dalle schede che compilano i medici, quindi dai tempi di prenotazione, quindi dell'effettuazione dei test, e quindi non conosciamo neanche a quando risale ogni singolo contagio, che potrebbe risalire anche 10-12 giorni fa, questo non lo possiamo sapere. Sicuramente mi sento di escludere il fatto che sia riconducibile ad una zona, ecco, anzi lo escludo proprio perché essendo in qualche modo destinatario anche di comunicazioni ufficiali da parte delle autorità sanitarie, posso in qualche modo dire che non arrivano da una sola zona, ma arrivano da più zone, ed è la ragione per cui intanto raccomandiamo ai cittadini non solo di restare a casa, perché avrete girato anche il territorio e non vedete nessuno in giro, ma è proprio l'attenzione che dobbiamo adesso prestare verso i contatti che abbiamo anche all'interno dello stesso condominio, dove vivono 7, 8, 10, 12 famiglie, perché anche la stessa scalinata, magari se non correttamente igienizzata, può essere in qualche modo il luogo in cui poi si spostano, si diffondono i contagi. Quindi ovviamente la massima attenzione quando si esce per recarsi presso un'attività o uno sportello, quindi del mantenere le distanze. Ripeto, non credo che il problema sia più quello di rincorrere le persone per strada, perché non le vediamo per strada, le vediamo sì di fronte alle attività dove si stanno rifornendo. Ecco, qui adesso noi stiamo anche con gli uffici in queste ore pensando ad ulteriori attenzioni proprio all'interno di queste attività, perché è lì che dobbiamo fare adesso attenzione, ovviamente cercando sempre di mantenere un profilo di tranquillità verso i cittadini, perché la vita va avanti, deve andare avanti, dobbiamo superare sicuramente questa emergenza e la supereremo. Ovviamente adesso è il momento di stringere i denti, come si dice, ad essere attenti. Jacopo, a te la linea per qualche domanda al primo cittadino di Pineto. Sì, allora io volevo chiedere al sindaco di Pineto, innanzitutto, visto che ha parlato anche di rifornimenti e quant'altro, le misure economiche varate sabato sera dal governo che mettono in prima linea proprio i primi cittadini, le amministrazioni comunali, per questi buoni spesa da di fatto elargire alla popolazione che ne ha più bisogno. Ecco, se il sindaco Verrocchio come sindaco ci può indicare quali saranno i criteri con cui saranno distribuiti questi buoni spesa. Certamente, allora c'è stata la manovra economica varata dal governo negli ultimi giorni, sabato scorso, arriveranno dei fondi a tutti i comuni italiani, si parla di buoni spesa che potranno essere dati ai cittadini. Sindaco, la domanda è: qual è il criterio che sarà adottato? È ovviamente un criterio valido e uguale per tutti, per la consegna di questi buoni spesa e per tutto quello che concerne appunto le esigenze primarie dei cittadini. Allora, noi i criteri li stiamo proprio in queste ore condividendo con i comuni che fanno parte del nostro stesso ambito distrettuale, quindi faremo in modo che i comuni limitrofi adottino lo stesso criterio, in maniera tale che tutti i cittadini conoscano gli stessi parametri.
li diffonderemo a breve, saranno parametri che atterranno al numero delle persone all'interno della famiglia sicuramente e che terranno conto anche come dire, delle reali necessità delle famiglie. Alla nostra città sono state assegnate 114.000 euro. Noi avevamo già sono tanti o pochi, sindaco, mi scusi la domanda, perché alcuni primi cittadini hanno lamentato il fatto che insomma sarebbero risorse esigue. Qualcuno ha parlato di elemosina, io non credo proprio, ovviamente dipenderà da quanto tempo andrà avanti questa emergenza, quindi sono sicuro che se andremo avanti ancora per molto tempo anche il governo stesso si renderà conto insomma che magari i fondi serviranno ulteriori fondi. Dicevo, accanto a questa misura noi fino ad ora abbiamo portato avanti anche tutte le nostre altre misure, penso al supermercato solidale La Formica che ha portato avanti per oltre 100 famiglie un servizio. Approfitto per ricordare ai cittadini che gli sportelli del comune, al di là del servizio diciamo quotidiano 7 giorni su 7 del COC, del centro operativo comunale, i servizi del comune continuano ad essere portati avanti seppur a distanza, e penso nello specifico in questo caso proprio alle politiche sociali, perché questo è un momento difficile, delicato, e quindi gli operatori, seppur non riescono come dire ad incontrarsi fisicamente con i nostri cittadini, ma al telefono sono disponibili. Noi abbiamo pubblicato sul sito tutti i loro numeri, quindi invitiamo a chiamare. Se non si riesce a trovare il numero sulla nostra pagina Facebook, li possono trovare lì o chiamare il COC e verranno messi in contatto. Però questo è il momento, se c'è bisogno di un aiuto o un'informazione, di chiederlo, siamo a disposizione. Grazie al sindaco Paolo, di Pineto, scusami, Roberto Verrocchio. Jacopo, l'ultimissima, volevo chiedere al sindaco Verrocchio, visto che Pineto si trova all'interno dell'ASL di Teramo, che in questi giorni insomma ha avuto più di qualche fibrillazione, critiche e situazioni un po' al limite, ecco, se come primo cittadino qual è la sua opinione. Peraltro ricordiamo che Pineto si trova di fatto a una distanza abbastanza ridotta rispetto ad Atri, ma anche il nosocomio di Giulianova non molto distante. Ecco, un'opinione su quello che è successo in questi giorni nella ASL in cui è inserito proprio il comune di Pineto. Certo, allora prima di salutarci, sindaco, c'è l'ultima domanda a considerazione del collega Jacopo Forcella. Pineto appartiene, ovviamente fa parte dell'ASL di Teramo, ci sono stati negli ultimi giorni dei problemi all'interno dell'ASL di Teramo che non stiamo qui ovviamente a ricordare. Pineto è anche poco distante sia da Atri che da Giulianova, gli ospedali più vicini, ad Atri c'è un ospedale Covid. Un giudizio, un suo parere su quello che è successo nella ASL di Teramo in questi ultimi giorni, ASL di Teramo di cui fa parte ovviamente Pineto. Allora, io non conosco dettagliatamente diciamo la situazione negli ospedali, sia il Mazzini e gli altri ospedali, per cui adesso non mi pronuncio, e sicuramente sono solidale con tutte le iniziative che le istituzioni stanno mettendo in campo. Sicuramente l'ospedale San Liberatore di Atri in qualche modo si è messo a disposizione, un'intera un'intera diciamo comunità del territorio, un ospedale che ha provveduto ad evacuare tutti i pazienti che c'erano per far spazio ai cittadini oggi che avevano bisogno, malati di coronavirus, quindi ha riconvertito diciamo la sua vocazione, se vogliamo, e credo che sia stato un grande sacrificio richiesto a questo territorio, a questo ospedale. Lo sta portando avanti devo dire a testa alta, quindi ringrazio davvero tutti i medici che stanno operando all'interno dell'ospedale. Sappiamo che davvero è faticoso, sicuramente ci sono limiti al sistema in questo modo, in questo momento, in parte e gran parte derivanti dalle emergenze che stiamo vivendo, ed in parte sicuramente che dovranno essere ancora migliorati, ne siamo coscienti tutti, cerchiamo di interloquire noi sindaci con le autorità affinché vengano risolte, e soprattutto chiediamo alla Regione di essere come dire, presente ed autorevole nel cercare di coordinare bene tutte quelle che sono le azioni e le necessità sui territori nell'ambito delle quattro province e nell'ambito di tutte le strutture sanitarie. Detto questo, credo che adesso dobbiamo lavorare per essere utili e portare contributi positivi e propositivi in questo momento, e poi avremo
tempo, modi e spazi per riflettere su cosa ha funzionato bene e cosa ha funzionato meno in questa emergenza. Sicuramente è un'emergenza inedita quella che stiamo vivendo, non è scritto su nessuno dei nostri manuali, nessuno dei nostri piani emergenza prevede la gestione di un'emergenza di questo genere, quindi pieno sostegno, ci sono ancora delle cose che vanno migliorate, notiamo che giorno dopo giorno anche nell'ambito della comunicazione stanno migliorando i flussi di comunicazione e questo è positivo, credo che si potrebbe ancora lavorare, ma sono sicuro che lo stanno facendo, per centralizzare tutte le diciamo una database unica provinciale se non addirittura regionale, in maniera tale che tutte le strutture che stanno operando, da chi raccoglie da chi effettua il test fino a chi li raccoglie, quindi dai comuni, non dico tanto i comuni sindaci, ma sicuramente le varie autorità sanitarie siano costantemente collegate ad accedere alla stessa database, in maniera tale che si conoscono in tempo reale i casi positivi che stanno sui comuni. Ecco, questo è un aspetto che forse va migliorato in questo momento, perché quello che riscontro è che non sempre abbiamo la completezza dei dati. Ovviamente in questo momento i sindaci stanno facendo la loro parte, quindi stiamo collaborando, ma sono sicuro che nei prossimi giorni piano piano si affinerà anche questo aspetto e inevitabilmente dobbiamo lavorare tutti insieme in questo momento.